Città fortificata, l'unico esempio di città fortificata nell'Italia meridionale che ha resistito ai secoli e alle guerre. Pensate cosa abbiamo e non ce ne rendiamo conto. La Caglia, essendo l'unica città fortificata nel meridione, è stata 5 anni abbandonata. Mortificata, mi dice Salvatore, giustamente. Se altri comuni con un'amministrazione non eccezionale, normale, media, chissà cosa avrebbero fatto per certi centri che abbiamo noi. Siamo andati a Vanze, sempre in questa filiera che bisogna vedere di ogni centro, che deve essere la nostra forza, il fatto di essere 6 centri, prendendo queste specificità di ogni centro, cioè deve essere il nostro punto di forza, invece per noi è stato il punto di debolezza. E per noi ancora, quando si fa qualcosa tipo di far crescere un territorio, bisogna vedere quali possono essere i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce. Per il territorio di Vernone, sapete qual è stato il nostro punto di debolezza? L'amministrazione comunale è stata il nostro punto di debolezza! Perché ci ha saputo impoverire senza fare assolutamente niente. Siamo stati considerati evasori, siamo stati considerati gente meno abbiente che devono, qual è lo spirito, la funzione, il fine istituzionale di un comune, no? Di un'amministrazione, fare crescere il territorio, cercare di dare un minimo di sviluppo, invece loro sempre con questa cosa che hanno sanato il bilancio, hanno sanato il bilancio, hanno sanato il bilancio. Il bilancio, e questo vado su un qualcosa che è stato detto ieri sera, perché non so se fanno che non capiscono o non capiscono veramente. Ultimo consiglio comunale, io dissi che apprezzavo il funzionario responsabile che aveva tolto dei residui passivi. Togliere questi residui passivi, cioè significava che li cancellava, in quanto questi debiti, che sembravano debiti, non lo erano, in quanto per i creditori ce ne erano più esigibili. Quindi se io ho un bilancio che mi dice che ho 5 milioni cioè di debiti e poi vedo che di questi 5 milioni 2 milioni non li devo dare, il mio debito cioè non è più 5 milioni ma diventa 3 milioni. Allora io feci rilevare questa cosa che era stata accettata, confermata, diciamo, messa sulle delibere tramite il funzionario responsabile. Allora, giustamente ho dato i complimenti al funzionario responsabile e mi sembrava la cosa minima da fare, no? Praticamente è stato come se l'amministrazione avesse fatto cioè chissà che cosa. No, allora voi non potete dire che avete sanato questo bilancio, quando in questo bilancio, dovete dirci la verità, in questo bilancio c'erano tanti debiti che poi non sono stati più debiti, quindi o dite non potete, perché questo la prendete come giustifica per il fatto che non avete fatto niente. Allora ce la girate sempre sul fatto che avete sanato i bilanci, non avete fatto niente, niente, avete mortificato questo territorio voi, a parte che aumentare tutte le imposte che non per fare cioè demagogia politica, che loro fanno sempre marketing, loro dovrebbero fare marketing territoriale, si dice, no? Marketing territoriale integrato, le amministrazioni comunali insieme alle imprese private per fare crescere questo territorio. Loro non hanno fatto marketing territoriale per la cittadinanza, loro hanno fatto solamente marketing elettorale, hanno fatto loro sempre, è solo quello. Mettere gente un mese c'è la spazzatura, però l'hanno fatto, attenzione, perché loro pensavano a volte in questi consigli dove io ero assente, poi cercano tipo sulla spazzatura, per esempio quando si è fatto il bilancio dice ma la minoranza proponga qualcosa. Io dissi molto semplice, siccome noi dobbiamo pagare, dobbiamo coprire il costo tutto della Tari, è molto semplice, al posto di fare tante assunzioni mensili, di farne qualcuna a tempo indeterminato, perché con l'assunzione a tempo determinato si pagano contributi, le aliquote ordinarie più una maggiorazione. Se tu invece assumi oggi con la legge di bilancio 2018 delle persone a tempo indeterminato, starai 3 anni senza pagare contributi, basta che siano inferiori a 35 anni queste persone, questi ragazzi. E così in pratica, sapete cosa mi hanno risposto? Lo facciamo per aiutare la povertà. E certo, ci avete resi così poveri, ci state rendendo, cioè normale, no? Ma per favore, è per fare marketing elettorale e basta, non per combattere cioè la povertà.
per combattere le classi meno abbienti, noi, appena andremo all'amministrazione, tra pochi giorni ormai, faremoci una bella cosa: la gente non ce la fa più a pagare queste imposte locali, siamo a livelli altissimi, faremo il baratto amministrativo. Col baratto amministrativo, per aiutare veramente le persone povere, non dovranno pagare più questi importi, sarà barattato, perciò si chiama baratto amministrativo, sarà scambiato con dei servizi fatti per pulire le strade, fare dei piccoli lavoretti, in maniera tale che, come aspetto, se viene qualcuno, perché noi vorremmo fare questo marketing territoriale al posto del marketing elettorale, insomma, possa vedere, insomma, che il Comune di Vernole, con tante specificità, con tante bellezze, con Acaia, con Vanze, con Acquarica, Studati, Signano e Vernole, tutti paesi molto diversificati, con delle particolarità ognuno di loro, non veda quello che si vede adesso, che poi vedremo al video a breve, vedremo. Quindi, mi dicono, qua ci deve parlare più di qualcuno questa sera per il nostro Pantaleo, abbiamo Roberta, una bellissima squadra, degli ottimissimi candidati su Acquarica, come sono tutti i candidati di questa lista, tutti. L'abbiamo fatto una squadra fortissima, come dicevo la cosa, e questo chiaramente cosa fa? Fa avere paura, hanno già capito che le cose... E non dimenticare i lavoratori! È giusto. Lavoratori con la speranza di casa. Ed ora vi presento tutta la lista. Passiamo alla presentazione della lista in rigoroso ordine alfabetico. Andrea Antonucci. Mauro Carofalo. Elisa D'Aprile. Gerardo De Gaetanis. Giacomo De Mitri. Roberta Elia. Massimiliano Leo. Pantaleo Mangè. Lucia Papa Pascali. Salvatore Picherri. Andrea Sciolti. Mariangela Sciolti. Prima di passare la parola a Pantaleo, solo un'ulteriore cosa. Nella nostra lista l'unico amministratore sicuro per ora è Salvatore Picherri, devo dire. Dici perché? No, stai dicendo, per un motivo molto semplice, che è l'unico candidato ad Acaia, quindi abbiamo già il primo che sarà della nostra amministrazione. Gli altri amministratori che saranno a breve sono tutti su questo palco, sono tutti. E per quanto riguarda poi al mio avversario, un'altra cosa solamente, come sei molto nervoso, ieri sera hai detto che ne so di certi argomenti quanto te, va bene, per farti contento ti dico, ne so ancora meno di te, bravo, così sarai più contento, sarai. E adesso credo che l'operato di Pantaleo Mangè non ha bisogno neanche di parole. Un amministratore così è per tutti noi, per noi del gruppo e per voi una nostra fortuna. Pantaleo Mangè. Cittadini di Acquarica, buonasera a tutti. Quindi ho il piacere di presentarvi questa sera
la candidata di Acquarica, perché ho scelto una giovane ragazza laureata come auspicio di crescita per le nuove generazioni, affinché possano crescere attenti ai problemi delle loro comunità e cittadini consapevoli, affiancando noi senatori che abbiamo dato con l'esempio e con rispetto per il territorio la nostra testimonianza. E i senatori su questo palco è Pantaleo Mangè e Lucia Papa, oppuramente gli anziani, oppuramente quindi i capitani di lungo corso, oppuramente niente, mi fermo qua. Per il momento passo la parola alla nostra candidata, quindi Roberta Elia. Però dammi un altro minuto, perché poi dopo riprendo. Volevo affermare, perché è stato affermato su questo palco, che un candidato ha affermato che noi, qualcuno di questa lista, è andato a bussare alla porta per candidarlo. Quindi questo è un falso, e incomincia proprio bene. Incomincia. Quindi perché nessuno di noi, ma non perché non era valido o è valido, perché non fa parte, come quando una squadra come la Juventus, come il Lecce, come l'Inter, anche se è un campione o anche se è una schiappa, non fa parte di quell'area tecnica che l'allenatore gli interessa, e quindi per questo motivo non l'ha interpellato nessuno. Mi sono spiegato? E per questo passo la parola, altro non devo dire niente di nessuno. Faccio anche un in bocca al lupo a tutta l'altra lista, la numero 2, perché noi siamo dei signori. Quello che io ho voluto, quando in questo gruppo è incominciato a riunirsi, perché abbiamo cercato di fare un gruppo tutto quanto di giovani, e noi quindi dall'esterno, ma proprio loro hanno detto no, Pantaleo, tu ci devi essere in prima persona insieme a Lucia Papa. Non è una mia scelta, è una scelta loro, e questo ve lo possono confermare. Gente per bene siamo tutti quanti, che abbiamo per nostra fortuna un posto di lavoro, meno la nostra candidata. Mi auguro presto, e ti passo la parola, grazie. La nostra candidata giustamente è giovanissima, laureata in biotecnologie, quindi davanti ha sicuramente un'eccezionale carriera, perché ha veramente dei numeri. Roberta Elia. Vorrei ringraziarvi per essere qui stasera, siete veramente in tanti, veramente. Vedete, fino ad oggi, in ogni nostro comizio elettorale, ci siamo dovuti difendere dalle accuse infondate da parte dei candidati dell'altra lista, che hanno fatto poco e niente per il nostro territorio e sono stati assenti. Però devo dire che tre cose le sanno fare, ovvero calunniarci, offenderci e dire che se è stato fatto poco per le nostre frazioni in particolare, è perché è per colpa della minoranza, la quale minoranza non proponeva. Siamo nell'assurdo, veramente nell'assurdo. Quando mi è stato proposto di candidarmi con questa lista, ho accettato con piacere, perché questo è un gruppo formato da gente veramente competente e con anni di esperienza in questo campo, e da giovani che hanno tanta voglia di fare e tanta voglia di imparare. Progetto Comune è un progetto per un'unica realtà in cui ogni cittadino del comune di Vernole è cittadino del comune di Vernole e tutto il territorio del comune di Vernole è territorio del comune di Vernole.
Se il 10 giugno sarà questa lista a vincere, la nostra lista, ed io e i miei compagni siamo straconvinti che sarà così, io quello che vi garantirò è la presenza continua sul territorio. Di intervenire tempestivamente per garantire l'ordine e garantire la pulizia in acquarica. Come negli anni dell'amministrazione Mangione. Amministrazione che vedeva il nostro Pantaleo Mangè come vice sindaco e non come negli ultimi 5 anni in cui si è visto solo il degrado in acquarica come nelle altre frazioni del comune di Vernole. Io vi garantirò la mia completa disponibilità. Ora, so che farete la scelta giusta. Il 10 giugno, lista numero 1, progetto comune con Francesco Leo sindaco. Grazie a tutti. Ora passo la parola a Pantaleo Mangè. Allora riprendiamo, scusate la voce. Allora, sono stato vice sindaco ed assessore di maggioranza per soli 5 anni nella giunta Mangione 2008-2013 con 5 milioni di euro di finanziamenti, tanti progetti e atti di cui hanno beneficiato i cittadini dopo, purtroppo, e non interamente. Il resto della mia storia è sotto gli occhi di tutti, e di militanza, passione e servizio ai cittadini, associazionismo, volontariato, minoranza puntuale ed attenta e le loro sconosciuta, perché sono andati in municipio per cercare lavoro. Noi tutti lo avevamo prima e tutti i nostri candidati attuali lo hanno già. Con identità e responsabilità di cui ne sono ideatore, siamo rimasti con un solo rappresentante di minoranza. Le opere realizzate e finanziate, alcune emergenziali come quella di Acquarica per le acque, sono scelte operate con l'ausilio dei tecnici interni al municipio convenzionati, quindi questa di cui lui era sconosciuto solo perché progettista del PIP. L'assessore all'urbanistica da solo l'indirizzo politico, come ha dichiarato lui stesso, su tutti i palchi. Il suo mandato, quindi, se va bene per lui, deve accettarlo anche per gli altri amministratori, suoi predecessori. Non essendo un tecnico, io non ero nemmeno in conflitto di interessi, come lo è il De Carlo, che ingegnere è diventato solo dopo che è stato eletto al municipio, e per questo che mal digerisce i tecnici comunali. Perché forse, lo ringrazio, perché mi ha nominato su questo palco, che sono un ingegnere, casomai un geometra potrei essere. So che a lui i geometri non tanto li digerisce, non so il motivo perché. E mi riferisco quindi al problema di via Zara, dei pozzi, delle vasche, che lui dice deve andare a chiedere ai cittadini che abitano in via Zara e a tutte le famiglie, a tutti i parenti di quei cittadini. Quando si allagavano le cantine, le campagne, non potevano percorrere quella strada. Quindi sono orgoglioso di aver suggerito all'ufficio di competenza, ai tecnici, ai funzionari, perché è compito dei funzionari, non ci doveva essere fatto un progetto, perché quei progetti sono a carattere d'urgenza, quindi è un decreto che fa e poi si fanno i progetti. E te queste cose le dovevi sapere, perché non sei una persona qualsiasi.
qualsiasi, sei un ingegnere. È chiaro, e quindi queste cose le devi sapere. Mi fermo qua per il momento per quanto riguarda il problema di Via Zara, perché poi lo riprendiamo successivamente. Dicevo, il conflitto con lui stesso, perché ritenuto non sui stessi concorrenti, perché magari più capaci. Il volontariato, quello vero, tutela verso le differenze, la disabilità, non quello su carta solo inventata. Lo posso solo insegnare il volontariato a molte persone, perché mi dedico dal 1970 e vado a tutte le case chi mi chiama, ma non solamente di Acquarica, ma di tutta la comunità vernolese. Perché io, quando sono stato amministratore, non è che ho fatto l'amministratore di Acquarica, l'ho fatto per tutti i centri, perché è restrittivo essere amministratore solamente di un centro. La dobbiamo finire, perché noi siamo amministratori del comune di Vernola e tutto. Poi qualcuno si è permesso di dire che ho fatto anche dei danni. Se sono quelli i danni che ho fatti, dice che l'ho fatti pure a Vernola. Certo, ho portato la fogna bianca insieme con l'amministrazione Mangione dalla via di Castri alla piazza di Vernole fino a Roncisiglio. Non si poteva andare alla banca, non si poteva camminare sulla piazza fino a via Capitano Ramirez. È chiaro, questi sono i danni che ho fatto, perché ho messo lustro ai cittadini di tutto il comune. E poi ritorno invece per quanto riguarda il problema di Acquarica per la fogna bianca, perché quello era un intervento, scusa Lucia, era un intervento solamente tampone, ma non è solamente quello, l'ho fatto anche in via Torino, l'ho fatto, perché quando sono arrivato io c'era un progetto che stavano facendo la strada, l'ho bloccata quella strada, ho rifatto fare il progetto, perché sono competente, perché c'ho questo, perché questo non si fa all'università, si fa perché me l'ha dato Dio, ho le capacità che altri non hanno, mi sono spiegato? E l'intelligenza non è di tutti, non si va alla scuola, o la tieni o non la tieni, è chiaro, io l'ho avuta dalle viscere di mia madre, è chiaro, ci nasce con l'intelligenza. No, sono tranquillissimo, mi devono sentire da Vernole, mi devono sentire, perché ieri sera a Vance mi hanno detto: noi stiamo lavorando, grida, facci sentire dalle campagne, perché sono cittadini che lavorano. E quindi torniamo sulla via Torino. Un cittadino che abita in quella via mi chiamò e mi disse: Pantaleo, dice, mi sono trasferito dalla via Pozzo e quindi mi trovo qua che mi allagano di nuovo. Dice, insomma, dove vado io mi portano l'acqua. Ecco perché bloccai il progetto. E ho fatto la fogna bianca anche in via Torino, non solamente là. Però erano sempre interventi tampone. Perché? Perché alla Regione Puglia in quel momento non c'erano fondi per le fogne bianche. Però il sindaco attuale, perché chiaramente non è residente qua, non conosce manco il territorio, non c'è mai stato, tranne che quando è ragazzo, scusate la voce, quindi lui non sa che c'è un recapito finale della fogna bianca e si dimentica. Mi sono spiegato, perché i soldi c'erano, avrebbe potuto fare, quindi prendere, quindi da piazza Pozzo, che c'è il monumento, per andare a finire al recapito finale. Questo non se ne rende conto, non se ne è reso conto, non se ne sono resi conto la sua squadra, quindi per questo, mannaggia, un pochino d'acqua, quindi scusate. No, devo. Grazie. Sì, va bene, non ti preoccupare signora, anche se io sono stato per 40 anni malattie infettive, cioè gli anticorpi difficilmente mi frega. Per chi non lo sa, perché sicuramente questi signori non manco mi conoscono, io sono iscritto ancora all'ordine degli infermieri, faccio i corsi, faccio ancora i convegni, perché mi sento di dare tanto
però se vuoi dare tanto, se sai, se non sai non puoi dare niente, e se non ti documenti non puoi fare quelle cose che faccio. Quindi, e torniamo per quanto riguarda il problema della foglia bianca, poteva benissimo prendere i finanziamenti perché gli è stato dato 1 milione di euro, però l'ha spesi tutti quanti a Berlino. È una scelta politica, benissimo, è una scelta loro, io la posso, diciamo, rispettare ma non condividerla, perché io ho fatto prima le cose di criticità, ho fatto, e poi quindi le altre. Per quanto riguarda invece zona Camese, i piani, che mi hanno detto, dice, ma che fa? Quali progetti sta facendo? Cittadini che abitano la zona Camese sanno che cosa gli ho fatto in quei 5 anni, e non lo ripeto, anche quelli che abitano in via Pascoli, in via Zara, in via Pascoli, sì. Quindi, perché c'erano solamente gli anelli fermi dell'acqua, io l'ho chiusi gli anelli, ma non con fondi del comune per aumentare le tasse, ma con i progetti dell'acquedotto gratuitamente per il comune. Non ci potevamo lavare la faccia, non potevamo fare la doccia. Ho fatto arrivare il tubo, finalmente, che si possono fare la doccia tutti quanti, la lavatrice in qualsiasi orario. È inutile che torno per dire abbiamo fatto l'allaccio delle fogne, che le strade, quindi l'abbiamo distrutte quando abbiamo fatto l'allaccio delle fogne in quel periodo, però siamo riusciti lo stesso a ripararle. Qualcuno mi diceva, appena sono arrivato dopo una settimana, chiusi tutte le buche del paese, però ci vuole il tempo per fare, diciamo, i progetti, per arrivare ai finanziamenti, poi sono arrivati i finanziamenti, quindi almeno appena è stato possibile le prime le buche, certo, perché dovevano camminare le persone. Poi abbiamo fatto i progetti come il Palazzo Marchesale con l'Ecomuseo, 1.750.000, 1.750.000, quindi dove adesso, quindi è stato finito solamente il piano terra, il primo piano rimangono a fare i pavimenti e gli infissi. Ma sapete perché? Perché entro il 31/12/2015 non sono riusciti a spendere quelle somme che c'erano, stavano in banca, manco quelle, hanno dovuto ritornare indietro con determina. La determina dove sta? Ecco qua. La determina registro servizio numero 80 del 22/9/2017. E lo so. Scusatemi, ma devo fare un altro commissionaggio stasera. Almeno questo lo devo dire questa sera. Restituzione somme, non spese, al 31/12/2015. Ritenuto pertanto quanto sopra dover provvedere alla restituzione delle somme di 30.237,24, onde consentire al Ministero dei Beni, dell'Attività Culturale e del Turismo la successiva erogazione in favore di questo comune, previa imputazione sulle risorse rese disponibili con l'articolo 1, comma e via via. Questo significa, questo è il decreto, quindi il 25/7/2017, sì, 2017. Determina di restituire per motivi cui sopra la somma di 30.237,24. Questi c'erano, stavano nei cassetti. Scusa, come questo per quanto riguarda i ripristini. La rigenerazione urbana, preso 1.800.000, distribuiti, ma dici di a memoria, le sai queste cose? Sì, perché l'ho fatto insieme all'assessore Pastore, insieme a Mario Mangione. E i pristi erano destinati per Melendugno, Castri, Vernole, Acquarica, Vanze, 50.000 euro, che sono stati portati non lo so dove. I cittadini le sanno queste cose a Vanze, perché c'è stato il cittadino di Vanze che prendeva le misure insieme all'ingegnere. L'ho detto ieri sera, lo ripeto, stamattina mi sono presentato alle 8 nel tabacchino, perché avevo promesso di portare quindi i documenti. E questi li trovate, scusa, qui Lucia, no, questi sono. Ognuno di voi, perché tutti quanti sanno usare i social e i computer,
anche perché quindi io avevo fatto una bella sala con un progetto, Lucia, con un progetto alla scuola elementare, con 10 postazioni di computer, con internet, che tutti i ragazzi, tutti i cittadini, tutti gli anziani possono esercitarsi e imparare a fare, a usare il computer. Stanno là, quindi nella sala ho restituito alla scuola ai cittadini, perché c'è l'antenna, voi sapete benissimo, che gli detti 6 mesi di tempo, e se non la smontava, dico, la smonto io, venni col camion delle donne di Caprarica e la smontai. Galla dell'isola Salento. Quindi è stata restituita là a tutti i cittadini, che ci sono 2 o 3 associazioni, e grazie alle associazioni presenti sul territorio, tutte quante, nessuno escluso, ognuno per le proprie competenze, hanno dato vitalità a questa frazione, perché l'assenteismo dell'amministrazione De Carlo è stato totale, ma non solamente a Quarica, anche a Vernole, anche a tutte le frazioni. Ma state guardando quello che scorre là sopra, andate a vedere l'Ecomuseo, 850.000 euro spesi, mi sono spiegato, e sta così. L'altro giorno vennero 2 macchine, dice, scusa, l'Ecomuseo, un ragazzo, l'ha mandato all'Ecomuseo, dice, seguite, dice, ma sono tornati, dice, ma non li troviamo, perché puro caso, perché poi passo sempre, sono sempre in mezzo al paese, dice, scusa, Pantaleo, dice, ma l'Ecomuseo non c'è più là, come non c'è più, che se n'è andato, ma state scherzando, che come andiamo a vedere, sono andato a vedere, anche io mi sono perso, perché le erbe sono più calde delle cose, 8.500 euro sono stati, 8.850 euro sono stati spesi, non c'è niente. Qualcuno viene e dice, vabbè, l'erba, dice, cresce proprio nell'Ecomuseo, lo protegge, sì. Eh sì, perché come quello della spina, però quello della spina ve lo racconto un'altra sera. Guarda, per questa sera basta, perché potrei parlare per 8 anni consecutivi, non per i 5 che ho fatto l'amministratore. Grazie a tutti per questa sera. Bravo. E buona serata a tutti. Giorno 10, mi raccomando, se non volete votare Pantaleo Mangea a Quarica, votate gli altri, ma basta che votate questa squadra. Bravo! Perché è di persone per bene. Bravo! Guardate, questo ragazzo è andato via 20 anni fa, è andato a trovare il pane in tutte le parti, perché ha detto a studiare. La signora Sciolti, Giulia. Noi abbiamo delle professionalità che ci proteggono. Mariangela, scusami. Vabbè, scusami Mariangela. Quindi, no, guarda, emozionato. Ci vuole ben altro che mi emozioni io. Quindi, vabbè, grazie a tutti per questa sera. E ringrazio ancora il signor sindaco, quindi Luca De Carlo, che mi ha dato la laurea in honoris causa. Io ho solamente il diploma sudato, anche da studente lavoratore, mi sono spiegato, mi sono fatto da me, come tutti questi che stanno qua sopra sono fatti da sé. Grazie a tutti e buona serata. Passo la parola, scusami signor sindaco futuro. E ora passerò la parola ad Andrea Antonucci, perché c'è qualche chiarimento da fare in relazione a qualcosa che ha detto al comizio di Bisignano, dove metteva qualche evidenza. Noi avremo un codice deontologico. A volte si parla di legalità o non legalità, e ho già detto, non è solamente il fatto della legalità a volte, ma si può parlare anche di opportunità politica. Se ognuno avesse un codice deontologico, comunque, quantomeno fra nomine nella stessa famiglia, fra familiari in linea retta significa tra padre, figlio, nonni, insomma sarebbe eventualmente deontologicamente giusto evitare certe nomine o certi ruoli svolti dove c'è relazione comune ente tipo IAT. Passo la parola ad Andrea Antonucci. Buonasera a tutti, siete veramente in tanti stasera. Io avrei voluto parlarvi del nostro territorio come un territorio ricco, un territorio fiorente,
fiorente da tutti i punti di vista, dal punto di vista turistico, con le nostre marine, le nostre spiagge, dal punto di vista ambientale. Un territorio ricco dal punto di vista storico. Vabbè. E invece sono costretto a raccontarvi di un territorio completamente, con una realtà completamente distorta da quelle che sono le sue potenzialità. E se penso ai nostri giovani, che sono costretti costantemente ad emigrare all'estero in cerca di fortuna. Penso ai nostri giovani che sul nostro territorio sono costretti ad accettare 30 giornate di lavoro dietro ad un camion della spazzatura. E penso che i nostri giovani non hanno bisogno di questo, i nostri giovani hanno bisogno di una programmazione reale per il nostro territorio. Una programmazione che faccia dello stesso volano di sviluppo per la nostra economia ed anche a livello occupazionale. Siamo costretti a vivere un territorio governato da una incapacità amministrativa senza precedenti e che ha svenduto lo stesso alla prima multinazionale dell'eolico industriale. Lo stesso eolico industriale di cui il De Carlo ha parlato ieri sul palco a Vernole. Ha detto che a lui l'eolico piace. Eppure nel 2015, a lui l'eolico, quello industriale che deturpava il territorio, non piaceva mica. Non capisco il perché ha cambiato idea. Lo stesso De Carlo che nel 2015 ha accettato una riduzione inspiegabile, ieri ha provato a giustificarsi da questo punto di vista, ma non ci è riuscito, ha accettato una riduzione inspiegabile delle royalty, ovvero i ristori che l'azienda deve al nostro comune, al nostro territorio, da 104.000 euro a 75.000 euro. E questo è un bel paradosso, perché mentre ci aumentano in maniera impressionante le tasse, alle grosse lobby dell'eolico industriale noi siamo capaci di fargli gli sconti. La prossima volta, perché? Finito il tempo? Sì. Vabbè, io comunque volevo due secondi, due minuti contati, poi avremo modo di dire. Un minuto. Ieri l'assessore alle mille deleghe ha cercato di attaccarmi sul palco di Vernole su ciò che ho detto a Pisignano riguardo l'affidamento dello yacht. Ha detto che è stato un affidamento effettuato nel 2005 da una candidata che oggi è con noi, dalla Lucia. È vero, nel 2005 Lucia Papa, assessore al turismo e allo spettacolo, ha affidato alla Proloco di Vernole lo IAT, il centro di informazione e accoglienza turistica. Nel 2008-2009 la stessa amministrazione gliel'ha revocato, molto probabilmente per inefficienza. Il primo atto amministrativo della Giunta De Carlo, con delibera di giunta comunale numero 152 del 13 agosto 2014, volete sapere qual è? Assegnazione, gestione, ufficio di informazione e accoglienza turistica, IAT, all'associazione Proloco di Vernole. Mi dicono che dobbiamo finire, lista numero 1, progetto comune Franco Leo Sindaco. Innanzitutto lunedì tutti a Vernole. A che ora? Alle ore 21.